sulle note sempre attuali del francescanesimo cristiano, i ragazzi del gruppo teatrale I Senza Vergogna dell'Oratorio San Franco, coadiuvati dall'orchestra e dal coro di Sant'Alfonso, presenteranno il musical Forza Venite Gente, raccontando la vita di uno dei personaggi più affascinanti di tutti i tempi, San Francesco d'Assisi. L'idea di questo musical si sviluppa nel 1981 come raccolta di canzoni che narrano le fasi più importanti della vita di Francesco d'Assisi, sulle quali si innestano magnificamente prosa e allegre coreografie. Il musical presenta alcuni momenti della vita del santo e in particolare il rapporto con la vita, la morte, la natura e la gente. Figura centrale del musical sarà Pietro Bernardone, padre di Francesco. Egli incarna in modo estremamente attuale il conflitto padri-figli. Con lui prende vita la storia di un padre, del suo tormento interiore e della sua disperazione nel vedere un figlio che, secondo lui, impazzisce. Nello spettacolo sarà la cenciosa del paese ad incarnare in una pazzia alternata a una saggezza coscienziosa la genuina bontà del popolo. Come tutti i padri autoritari, Bernardone cerca in ogni modo di riportare Francesco alla ragione, con le sue suppliche e con la durezza. Un padre molto umano, troppo per avere un figlio santo. Un uomo che, pur sbagliando, fa ciò che crede sia meglio per un figlio, non riuscendo a comprendere come qualcuno possa basare la propria esistenza sull'amore disinteressato, soprattutto se quel qualcuno è il figlio per il quale, come ogni padre, aveva fatto grandi progetti e che con il suo comportamento bizzarro non solo delude le sue speranze, ma lo mette a disagio di fronte al paese. Infatti, come fa un padre ad immaginarsi che il figlio diventerà santo e che le sue malattie non sono di disperazione? Insieme a Bernardone vedremo in scena l'amica Santa Chiara, la povertà, la provvidenza, il lupo di Gubbio, la luna, il sole, l'angelo, la morte, gli alberelli, gli uccelli e tanti altri personaggi ancora che fra canti e balli, fantasiose allegorie e colori ci accompagneranno simbolicamente in questo percorso alla riscoperta dell'uomo dell'essenziale, dell'uomo della pace, della tenerezza e della bontà. L'uomo Francesco. Con le parole di Papa Francesco auguriamo a tutti una piacevolissima serata in compagnia dei nostri ragazzi. O Francesco d'Assisi, intercedi per la pace dei nostri cuori. Ma senti, a fare delle righe è normale. Passato il nome che mi hai dato tu.
impazzito sto figliolo mio, quante me ne fa, guarda che razza di figura, si è spogliato davanti a tutti quanti, ma che sta a fa? Che sta a fa? Lascia sta, lo pazza che forza, apri sta manaccia, guarda che lo stroncico, apri sta manaccia, è tutta roba mia qua, sì, tutta. Oh, ma che mi volete far rimanere tutta nuda? Ma chi ci pensa a nudarte, scema? Questa me l'ha regalata il figliolo vostro. Ladro pure lui. E ladro ci sarete voi, che strozzinaccio. Faccio finta di non aver sentito. Faccio finta di non aver sentito. Ma vai via di qua. Vai via di qua, cenciosa e pure matta. Vado via. Vado via, ma io non so né matta né embriaca. Sputo, pum! A che sputi? Eh? A che sputi? Ciabatta scoverchiata del zozzo! Puzza ambulante d'Assisi! Che te si sente da un chilometro quando arrivi! Che razza, che fine fa la roba mia alle perle porci, anzi, alle porche! Te sentivo dalla puzza che arrivavi. Ma che ne sanno loro? Che ne sanno loro? Eh? Che ne sanno di quanto sudore ci sta qua dentro? Eh? Questo velluto, capirai, andai in Francia a comprarlo? Pensa un po', pensa un po'. Vacci da Assisi in Francia, che razza di viaggio. Vedi quanti cambi dei cavalli devi da fa. E sta seta, ma non la trovi più. Sta seta mi ricordo che litigai una giornata intera sul prezzo. Un dire e molla dalla mattina alla sera. Poi mollarono perché tirai tanto. Ed è sta seta? Sto ladrone del figliolo mio, sì, perché è un ladro. Me ne ha rubata una pezza intera. Sì, signore. Una pezza intera. Per regalarla. Indovinate un po' a chi? Ai lebbrosi. Questa bella seta sulle pustole dei lebbrosi. E mica gliel'ha portata. Dice, gliel'ha portata, occhio non vede, seta non si spreca. No. Gliel'ha portata lui, di persona. Gliel'ha tagliata addosso lui. Ma che io posso arrivare a capire, fa del bene, Perché io non ho fatto del bene? Mi sono stancato di farlo, infatti non lo faccio più, ma non lo faccio più perché non l'ho mandato, scampoli, stracci, robaccia, tanta robaccia, lebrosare di coso, mi fa schifo pure di Foligno, mandacci di persona, dove siamo arrivati, ma che siamo a fare, ma che siamo impazziti, i lebrosi puzzano, tanto, lui invece no. Lui è indignato andarci di persona, E dopo che li ha ben vestiti, ne ha scelto uno. Sì, signore, ne ha scelto uno. Sapete che gli ha fatto? L'ha baciato. Sì, signore, l'ha baciato. Questo per me, come posso dire? Sibizionismo. Sibizionismo, tutto attaccato, è una parola francese nuova che arriverà a Sisi da un momento all'altro. È la posa, perché dico io baciare proprio un lebroso con tante razze, specie di malati gravi che ci stanno, guarda che razza di rabbia che mi sta a venire sto braccio. Oh. Ci stanno i diabetici che ci stanno? Ci stanno infartati, i diabetici. Perché dico io? Non baci uno con l'ernia strozzata, che dopo tutto è più pulito. No, lui è indignato, a baciare il lebroso, e ci è arrivato fino a Foligno. Ma lo conoscerò io, sto falso, spavaldo, ipocrita, e come dite anche voi, il lebroso fa notizia. Verrà un giorno un pittore che metterà il fatto sul muro, no? Ecco, Francesco che bacia il lebroso, no? Certo, Francesco che bacia uno malato d'ernia non farebbe lo stesso effetto.
Dice, che sta a fa Francesco a sto momento? E bacia l'erni a quello. E sai che sforzo! Oh, sto impazzito. Sto impazzito. Ma adesso ditemi voi. Che può fare un padre con un figliolo così? Che può fare? Che deve da fa? Che deve fa? Vedete quanti fa ci stanno da fa? Eh? Ci si metta lei, signore, nei miei pa- lei. Quello... No, quello è studito. Quello che si è accostato quando... lei. Ci si metta lei nei miei panni. No, non in questi panni, che ci siamo scambiati i panni. Sei tanto ridicolo con lo sacro tuo addosso. Anche se da sto scambio di panni potrei pretendere qualcosa di più illustre. Voglio dire, lei a occhi e croce, c'ha l'aria di colare, senza offendere, sì. Di non essere nessuno. Invece io qua sì, sì. Sono il più grande. Non lo dico per vantarmi, no, no, no. Per farlo sapere. Dici, vado là. Facciamo una cosa, amico mio. Mi vedi? Diamoci del tu. Tanto io parlo, tu stai zitto. Dice, pare facile, diventa padre. Vado là, sì, divento padre, sì. All'inizio quasi a non mangiare. Poi a farti furbo. A lucrare. Sono arrivato persino a negare l'elemosina nella bottega mia. Sì, sì, lo so, lo so. Le cose che sono successe a te sono successe a me. Uguale, eh? E succederanno fino a quando ci sarà sta catena di padre in figlio e fino a quando sti figli non diventeranno padre e non lo capirà. No, chi, no, no, non parliamo in due senza parlare le cose non si capisce niente. Perché ti sacrifichi tu? Per un figlio. Per chi risparmi? Per un figlio. Ecco la ricompensa. E mo te la sbatte in faccia. C'ha un altro padre adesso questo. E io che volevo? Io volevo... Volevo questo figliolo mio. Diventasse ricco. Cavaliere. Che non gli mancassero le donne, le avventure. L'elmo piumato. Mo mi cepi... Scusatemi, non lo volevo dire. È che io vengo dal popolo. Proprio per questo volevo che sto figliolo mio se lo scordasse. Io volevo che crescesse in un mondo di velluto, di seta, eppure una madre francese gli è presi. E che deve da fare di più un padre per un figlio? Proprio per questo, perché volevo che venisse su carino, elegante, educato e che da giovinetto potesse cantare il provinzale sotto le finestre delle più grandi donnacce d'Assisi. E all'inizio c'è stato il gioco. Se male lingue mi dicono che è intonato, con me non si intona, io sono il padre. All'inizio c'è stato il gioco, la pappa buona, gli è piaciuta. Poi un giorno torni a casa e ti trovi un figlio matto. È carne mia, è sangue mio. Ho fatto di tutto per farci pace. Di tutto. Ultimamente, per farci pace, che ho fatto? Gli ho menato. Sì. Gli ho spaccato la faccia a cazzotti. E più lo menavo, e più pregava. E io lo menavo, e lui pregava. E io gli menavo, e lui pregava, e no. No, amico mio, no. A casa mia... Comando io, a casa mia comandano le botte, non la preghiera, hai capito? E adesso mi sono stufato. Sai che faccio? Io adesso lo denuncio come ladro e come ribelle. E tanto che mi fa? Che mi fa? La vergogna ci sta già. La strada polverosa. Poco pane, poco pane. Per mangiare, tanta terra, tanta terra. Per dormire, rondinelle del Signore. È uno zingaro il vostro cuore. E sulla strada, la strada
Chiara Donfreduccio se va a Monaca! E no, Chiara, quella che lui ci vendeva! Oddio, non c'è mai stato niente, ma come si dice, la mano sul fuoco! Insomma, come ha saputo che lui si è fatto frate, l'ho inteso io, se va a Monaca! Ma non è una monaca qualunque, no! Si è inventata un convento tutto suo! Lo diceva l'oste del gallo che gliel'aveva detto la serva del convento che gliel'aveva detto. Insomma, uno dice la gente che sono tutte e due matti. Lei è così bella e così ricca che io al posto suo avrei sposato l'imperatore. Tutta colpa di Francesco. Dice la gente che la Mattia è contagiosa. Meno male che io matta ci sono già, se no anch'io mi facevo monaca come lei, eh. Così lui mi guardava e mi diceva: poverina, si è fatta monaca per me. E io piangevo e lui piangeva. Ma io che merito ci avrei a farmi monaca? Per aiutare i poveri aiuto già me. La notte mi copro e al mattino mi dico: buongiorno cenciosa, e mi voglio bene. Insomma, si fa monaca e lo vado a dire a tutti. A tutti! I'm
cuore andiamo, 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 da Messerlo Papa andiamo, chiediamo la mano di Madonna Povertà, prego l'anno noi chiediamo il permesso di possedere mai nessun possesso. Quante me ne fa sto figliolo mio, quante me ne fa? È un pazzo. No, amico mio, non c'è niente di strano, niente di buffo, niente di niente, eh? Sì, sono io e sei imbigliata. Andiamo? Sono io e non sono io. È così, non c'è niente di strano, eh? Sì, perché devi sapere che ogni volta che sto figliolo mio alza l'occhio per guardare qualcuno che sta in alto e che non sia Dio in persona, lui in quella faccia, ci vede sempre la mia. Immancabilmente. Immancabilement. Un'altra parola francese, che qua sì si significa ogni volta. Il padre, l'autorità, è che gli è entrata in testa. Andiamo, dalla sbatte la faccia più lontano che si può, che il rumore si sente fino a qua. Hanno inventato le regole del niente. Che vuol dire? Le regole del niente. Amico mio, devi sapere una cosa. Il Papa, il Papa, gli ha aperto, ha spalancato le braccia al gran matto di Assisi. Io che sono suo padre, mai un abbraccetto, mai una spalancatella di niente, eh? Io questo figliolo sempre rigido, rigido. Sti stupidi, hanno inventato regole di niente, che vuol dire? Che hanno preso un po' di niente, l'hanno spalancato con un po' di niente, mischiato. Che c'hai? Niente. Non abbiamo paura di niente, non vogliamo niente, non ci serve niente. Come non abbiamo paura di niente? Eh? Come non abbiamo paura di niente? Ma che sei impazzito? Tutti ci abbiamo paura. Tutti. Ma se persino prima di nascere, prima di nascere, nel grembo della mamma siamo così rannicchiati con i pugnetti sugli occhi. Perché? Per paura. Per paura di quello che ci succede quando usciamo. O no? Amico mio? Ma tu stai? Ma ti sposti sempre?
E loca in un posto, fermati, perché se si perdiamo di vista gli altri padri, si figli e ci saltano addosso. Non hanno paura di niente. Un altro esempio ti faccio. Perché da piccoletti? Da piccoletti così, perché ce la facciamo sotto, Per paura. Per paura di quello che ci succede un po' cresciutelli. No, fammelo dire. L'esempio perfetto. Io. Pietro Bernaldone, il più grande mercante di Assisi. Perché sono diventato ricco io, No, dimmelo te. O che devi parlare, non parli? Perché sono diventato ricco io? Per paura di essere povero domani. Toh, mettici il tappo, metti la parte che non si spreca. E allora, amico mio, quando tu c'hai sta paura, devi stare là, piantato là, giorno e notte ad ammucchiare lucchesi d'oro. L'oro, il denaro, è l'unico amuleto capace di tenere un tantino lontano la paura. Tutto il resto sono chiacchiere. Queste hanno inventato le regole del niente. Poi che vanno dicendo? Così che vanno dicendo? Tutti i fratelli. Vanno dicendo tutti i fratelli. Ma se fosse dire più grosse. Tutti i fratelli de chi? De chi? E in che senso, fratelli, Oh! Caino! E non era un fratello? E dopo Caino tu ti fidi ancora? Sannato! Che crossa che c'hai, oh! No, amico mio, io non mi fido. Non mi fido più di nessuno, no! Un mercante come me con la crosta che c'ho io. Non ce l'ho scritto sulla bottica, ce l'ho scritto qua in fronte. Non si fa credito a nessuno. A nessuno. Può venire qua, muri qua, scutulato per terra davanti a me, non mi fa impressione più niente. No! Niente. Dice, ma tu non ce l'hai un cuore? Questa è un'altra, che se non la dico. Com'è che dice sto stupido? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma chi l'ha detto? Ma quando va? Ma quando? Non è possibile. Metti che io a me stesso non mi amo, Metti che io a me stesso mi faccia schifo in un poco, E come la superiamo sta montagnola, Oh, ma che pretendi? Che a me stesso mi faccia schifo, l'altro li ami? Comodo! Ti dico l'ultima, amico mio. Questi, quando ci avranno fame, a quella vera, torneranno a casa. Poi vedi. We'll be right back.
fa davanti a bottega mia? È sempre sporcata avanti... via! È sempre sporcata davanti a bottega mia, state! Oh! Show, show, show! E se non si fa il show non se ne vanno, sti stupidi! Eh? È un po' di tempo che Assisi è piena di sucellacci. Se ne acchiappo uno, me lo mangio vivo. Ha da vedere. Allora, Cenciosa, che mi stavi a dire? Prima, là, sulla salita di San Coso, di San... fatta ricordare, tutti i santi di questo paese. Sulla salita che poi viene in discesa, mi hai detto, ti interrompo il discorso, perché davanti a bottega tua c'è il figliolo che spapè. Tu a me prima, sulla salita di San Coso, di San... che va in discesa, mi stavi a dire, davanti... basta così che mi zordi le orecchie. Prima, sulla salita, mi stavi a dire, attento a te, un giorno o l'altro ti do una zeppata nell'occhio che ti scurisco tutto per 6 mesi. Aiutami! Aiutami! Mi stavi a dire che lui... E quando... E voi? E quando un padre dice lui al proprio figliolo, la famiglia è arrivata a un punto di cottura che poi butta via tutto. Mi stavi a dire che lui con gli uccelli ci parla? Sì! Oh, brava, ti sei sbloccata. Brava. Brava. Lo teso io! Merli, fringuelli, torti, le galline, lu! Galline, come mi dispiace per le galline! Come faranno a falovi nei secoli a venire che non hanno parlato col figliolo mio? Come faranno? Vedi com'è? È tignoso. Parla con tutti, con le galline no. Lui parla, ma è come se cinguettasse. Tu stupido. Loro cinguettano, ma è come se parlassero. Me sta bene. Non te so io e non so né matta né ubriaca. Me sta bene, me sta bene. Lui ci parla e io me li mangio. E gli dice... io? Che gli dice? E gli dice, fratello! Ma che te stavo a dire? E io mangio i miei fratelli. E sono un cannibale io, che non ce lo sai? E sta attento a te. Sta attento a te, con giorno latto ti do una sgranocchiata. Oh, senti un po'. Senti un po'. Tutti i fratelli. Lo vuoi un cosciotto di fratello? No, perché ci avete sputato voi e mi fate schifo. Senti il lambo là, chi è che sta a parlare di schifo? Lo zozzo in per... Lontanate, Cenciosa. Lontanate che mi asfissi. Senti un po', senti un po'. Da là, da là, da là. Senti un po'. Secondo te, il Papa è che li mangia i tordi? No, il Papa no! Razza di scema, doveva incontrare ora di pranzo. E no, te possa partire in braccio ogni volta che lo dici. Il Papa i tordi li mangia a colazione, pranzo e a cena. È un cannibale come me. E voi che ne sapete? Chi ve l'ha detto a voi? Saputo ad Assisi e dintorni. Me l'ha detto... Chi me l'ha detto? Ah! Me l'ha detto la logica. Che la conosci tu la logica? Eh no, se sono matta. No, te la sbatte in fa... Non fa male, è logico che non fa male. Ma adesso dico io, se sto figliolo mio va dicendo ste cretinate, va dicendo che se ho tutti i fratelli e il Papa che è il Papa, e li mangia, poi lui sta dando del cannibale al Papa, paro paro, paro paro, e allora è un eretico, un ribelle. Che aspetta sta gente che comanda qualsiasi a arrestarlo, a incatenarlo? Quanti altri danni deve ancora da fare sto figliolo mio? Oppure se c'ha ragione lui, se c'ha ragione lui, perché così va dicendo, no? Che sono tutti fratelli, perché allora sti tordi, sti fringuelli, sti passeri, sti pernici, non vanno in corteo a San Pietro? Perché ste beccacce, sti pappafighi, non invadono San Pietro e buttano giù dal trono questo grande mangiatore di fratelli?
Madonna, che sto a dire? Sto impazzì. E che io non ci capisco più niente. Nemmeno io. Sa che razza di novità la tua? Va dicendo tutti i fratelli di chi, tranne io e quella povera donna della sua mamma di là che piange in francese. Ma voi le volete bene a vostra moglie? Che razza di domande sceme mi fai? Volete bene a vostra moglie? Che prendi moglie per volergli male? Certo che io voglio bene, ma anche su sto punto, vedi? Pure su sto punto lui dice che il bene è un'altra cosa. Ma allora, il bene che è? Io mo va a trovare le parole. Io mo non te lo so spiegare bene, Ma tanto tu sei scema. Che te frega? Io non lo so. Ma allora, il bene che yeah.
tenere lontano un lupo, metti l'olio in un piatto cupo, mettici l'aglio, la cetrosella e quattro caccole di pecorella. Mettici l'unghia di montone, sette foglie di cressone, un guscio di noce, buccia di mela e lo stoppino di una candela. E dopo aver fatto questo unguento, sputa di notte contro vento dalla parte che è il lupo che viene. Legati forte con le catene, metti nell'aria farina bianca, larga la tavola, stretta la panca. E una volta finita la pappa, se il lupo viene, tu piglia e scappa! Il lupo a gubbio solo, solo tiro. Agnelli e vacche tutto quanto mira. Se la foresta il cibo non mi dà, io mangio carne, uomo di città. Io mi travesto come meglio posso, yeah, per ingannare cappuccetto rosso. Al mondo tutti sanno che non c'è un figlio di tana come me, come, come me. Ed eccolo qua, l'agnellino di Dio. Sulle corde del campanile vostro.
Che c'hai? Stai nell'anima? Portalo via, che questo è imbalsamato, manco ce lo sa. Portalo via, che non fai un danno della pezzetta di niente. Oh, aprite l'occhi. Ma che siete ragazzini così piccoli? Ancora più piccoli, devo andare a finire Brecciarella? Queste sono favole, nient'altro che favole. Din din don. Vaffa din din don, lupo. Vedi che razza di mozzicotte che ti rimedi. Se sor campana suona, il lupo se la sbrana. E dice scusami, sorella mia, te digerisco subito. Oh, ma il mondo è dei lupi. Vincono sempre loro, eh? Vincono sempre loro. Purtroppo. Ah, i lupi pinditi! I lupi pinditi! Ma esistono i lupi pinditi? Ne voglio chiamare uno, così per curiosità. Lupo pindito! Senti che coro di pecore sbranate che ti risponde. Lupo pindito. Portatemelo qua, un lupo pindito, portatemelo qua. Voglio vedere così per curiosità come c'ha la bocca. Voglio vedere se al posto dei denti gli sono usciti i boccioli di rosa. Lupo del Gubbio? E leviamo questo dubbio. Oh, sono favole. Qui vi si induce a congiurare contro di me. Ma se io che sono il padre vengo qua in piazza a dirvi che sto figliolo mio è impazzito, mi si deve da credere, perché quello è sangue mio, è carne mia. Io non lo so come è impazzito sto figliolo mio, andava tutto liscio come l'olio delle piane. Non lo so, non lo so come c'è impazzito. Un giorno torni a casa e ti trovi un figlio pazzo. Non lo so. Sono notti che non dormo e pensare. Tutta la notte sono così, nel letto, così. E penso, come ci sarà impazzito sto figliolo mio? Come ci sarà impazzito sto figliolo mio? Come ci sarà? Che la mattina ti svegli che c'è un muscolo così. Ecco, vedi che poi di giorno le idee ti vengono. Ecco che fu. Lo drogarono, sì, lo drogarono. Andò a combattere a Perugia, quei 2 anni di prigionia, lo drogarono, il figliolo mio che partì come cavaliere col cavallo più bello d'Assisi, e l'ho comprato io per i risparmi miei, questo, no, che sto a dire, vedi che puoi ragionare, non lo drogarono, gli fecero la fattura, che è pure peggio della drogatura. Gli fecero la fattura, questi invidiosi, di mercanti, di Assisi, loro e quelle vecchie megere e le loro mogli sdentate che gli sgocciola il naso, don, don, don. E un po' di tempo Assisi con questo sgocciolio, c'è un'umidità che ti indurcina l'ossa. Sgocciolone Assisi, facciatevi! Ah, amico mio. La notte, prima che si impazzisse, la notte, mica dormivo in sto studio, di giorno buono in un angoletto a pregare, la notte, nella stanza sua, parlava, tutta la notte. Oh, sono mai riuscito a capire con chi ci tentaccio parlasse, e mi sono messo poco d'impegno? Niente, la mattina apriva l'uscio e usciva solo lui. Faceva certe domande. Io e quella santa donna della mamma sua, francese, insomma mia moglie, stavamo dall'altra parte del lo stesso uscio, dall'altra parte, eh? Lui faceva le domande, Belle domande toste, E le risposte dovevano essere altrettanto toste, Lui faceva la domanda. Non si sentiva la risposta, dagli una orecchiata vicino alla porta. Mi faceva un'altra domanda. E non si sentiva la risposta. E dagli un'altra orecchiata vicino alla porta. Un'altra domanda, un'altra orecchiata. Abbiamo fatto la conchetta. Insomma, mo t'ho fatto un po' di mischietta, amico mio, per spiegarti. È come se. È come se io sto momento, non indossassi sti abiti del 200, no? Era come se. Come se lui stesse a usare il telefono. Sto strumento che ci avete voi.
No, che mi stai a dire, amico mio? Non l'avevano ancora inventato il telefono. E stai a fare una figura con le orecchie fino a noccia con il riporto di cash, dai! Non l'avevano inventato, no? E allora con che accidentaccio parlava sto figliolo mio? Con che accidentaccio parlava? La mattina apriva l'uscio. C'era solo lui, con chi parlava? Con la muffa? Con gli spiriti? Con chi parlava? E adesso voglio sapere chi è che mi aiuta a riportarla a casa sto figliolo mio? Io questo vorrei sapere. Chi è che mi dà una mano? Questo vorrei sapere. Chi me la dà a me una mano? Oh! Oh, mazza, vedi come sono i frati? Gli chiedi una mano, mi si viene tutte le braccia. Oh, che sa... Fermi, non sono io il matto, è lui il matto. Io stavo all'uscio, orecchia francese, orecchia sisana. Non si sentiva sta voce lontana. Ma che state a fa? Non sono io il matto, è lui! Parlargli di Dio sono io. L'angelo d'oro che canta nel sonno, che splende nel buio, che tutto fa chiaro, per lui sono io.
tutti con gli spadoni, mantelloni, Dio la vale! Io l'ho pure chiesto a uno di quelli, oh, ma che vuole Dio? E sapete che mi ha risposto? Mi ha detto, zitto brutta scema! Ah, quindi uno è scemo solamente perché vuole sapere che cosa vuole Dio. E poi a lui chi gli ha detto che cosa vuole Dio? Se si mette Francesco a strillare Dio lo vuole, gli dicono tutti che è matto. Se invece si mettono in mille a strillare Dio lo vuole, diventano un milione. Ah, quindi per non essere matti bisogna essere in tanti. Infatti io sono sola e sono una povera scema. Dio lo vuole! Dio lo vuole! Bye.
Arduì, lascia perdere, lascia me, la... Ma pensa a risparmiare piuttosto, che tanto risparmi tanto di mai. Ma no, fino a quando in Francia ci vado io a pigliare le stoffe, i prezzi qualsiasi li fa... Lascia perdere, che te stai invecchi, lascia sta, lascia sta. Oh. Lo dice che Bernardone brontola. Eh? Bernardone sta sempre arrabbiato, Bernardone. E che nessuno sta a posto suo. Nessuno fa quello che deve fare. Guarda questo, eh? Mi deve portare l'incasso di 5 giornate. E me ne porta sempre 4. Gli è presa la scordarella del 5°. Ma pure a questo, prima o poi, un giorno o l'altro, senza fargli male, lo ammazzo. Vieni un po' qua, vieni. Tu non devi aspettare che io fischio per venire, il tempo è denaro, tu lo devi intuire che io ti sto a chiamare, devi venire prima. Oh, dimmi un po', posso fare i conti dell'incasso di 5 giornate con 4 mucchie? 1, 2, quasi pure di sì, tutto cambia di questi tempi. 1, 2, 3 e 4. Il 5° giorno che ho incassato l'aria? Ti ha presa la scordarella del 5°? Qua c'è quel mucchietto! Ladro! Ah! Ti sei rimpigliato! C'hai i gomiti fatti a rampini, ci hai fatti! Caccia! Caccia! Ladro! Questa è roba mia! Ladro! Poi via! Ladrone! Qua ne manca uno! Fatta affidare. Sì, amico mio. Amico mio, me la te sposti sempre? Logate in un posto. Il modo per fare i soldi. I modi per fare i soldi. Sono 3. Chiedere. Lavorare. E rubare. Chiedere che te stai a chiedere, che te stai una giornata intera con la mano così, che ti piglia una paralisi, la gente te ci cammina sopra, ma non te ne accorgi. Lavorare sì, frutta qualcosa, ma che te stai a lavorare? Rubare il massimo. Peggio di tutti, amico mio, peggio di tutti. Ci stanno i poveri che lavorano. I poveri. Non li posso sentire manco nominare, che mi piglia un bruciore di stomaco, guarda che dura 2 settimane e passa. Ma non è che mi passa proprio che mi scavalca, i poveri. I poveri, spendaccioni, Tutto quello che vedono si comprano i poveri. Quello che spende un povero, non si è mai saputo. Chi te la fa sta ambasciata, Il povero compra tutto, tutto. Semi di zucca, lupini, castagne secche. Un povero. Nelle fiere è capace di comprarsi pure le pizze fritte, sì, come no, ingordo e goloso e ingordi, che un povero per gola è capace di mangiarsi un bue con tutte le corna e manco se ne accorge se non glielo dici, e quando lo ingordi fai: che c'hai povero che cammini tutto storto e mi picca, e c'è credo ti sei mangiate le corna, scansale, no? Io, amico mio, i semi di zucchero non li ho mai comprati, mai. Ricco, non è chi guadagna tanto, ma chi non spende niente. Come stai a dire? Avarizia. Non so manco come si scrive sta parola, avarizia. No, amico mio. Amico mio, questo... E il risparmio è il primo guadagno, non ce lo sapevi? E puntata, segnatela. Io, amico mio, sai che sto facendo? Lo sai che sto facendo? O te lo dico? Sto cominciando a preparare per te una nuova civiltà, me lo saprai di dietro 800 anni. Vedi che stai zitto?
Oh, bravo, bravo, hai visto? Hai capito, bravo. Non ti devo chiamare, devi venire prima, bravo. Vieni qua. Un momentino. Un gordo. Con la faccia da un gordo. Te si vede dall'occhio. Allora, aspetta che ti do una monedina. Eccola. Un momento, questo è troppo grosso. Un momentino. C'è un'altra più piccola. Vedi? Mi sei incastrato. Posso andare in giro adesso io con questa mozzarella marrone, con tutto quello che c'è da fare oggi? Vai a fare del bene. Oh, ce n'è una piccola. Amico mio, quando le cose piccole si mettono vicino a quelle cose, gli danno una confidenza. Ah, eccola qua. Più piccola di questa che c'è l'aria. Per i semi di zucca. Vai, che dopo ti vengo a controllare i rampini. Vai. Amico mio, c'è una cosa che ti volevo dire. Perché non me la riesco a spiegare, lo vorrei chiedere a chi è che studia queste cose. Come mi entra nella testa, io vorrei sapere. Una cosa semplice, Che gusto ci sia a essere poveri. Ma, e insiste essere poveri, sti stupidi. Quando quel giorno Francesco parla,
la cenciosa. Oh! Oh, che avete visto la cenciosa? Eh? No? Eh? Un po' di tempo quando la cerco mi fa girare mezzo Assisi. Eccola là. Eccola là. È un po' di tempo che si va a mettere sempre su quella salitella. I gusti sono gusti. Lei ce l'ha in salita? Eh? Toh! Guardando, guarda qua, ammazza che fame, guarda che occhi che c'ha. No, sì. Ai! Il pane! Brava, l'hai riconosciuto, quello è il pane, sì. E ti piace il pane? Mi piace, sì. Mi fa piacere, mi fa piacere. Così, per curiosità, eh? Per curiosità. Contamole un po' queste cose che ti piacciono a te. Oltre a pane, cos'altro ti piace? Contamole, dai. Mi piace. Dì. Il pane. Mazza che razza di campo di scelta che c'hai, che va tutta dalla crosta alla mollica, dalla mollica alla crosta. E per forza. Che scema. Ma perché le sceme sono sceme? Vedi? Che razza di domande sceme mi fai, eh? Hai incontrato scema di sera, è capace che diventi intelligente. È lungo, eh? Sì, perché amico mio, io sono convinto. Sono convinto che la scemenza sta attaccata all'intelligenza. Ma valla un po' a sfondare la scemenza per arrivare dall'altra parte, quando è capocciata in età, che ci arrivi scemo dall'altra parte, tanto vale che ci rimani scemo. Vabbè, senti un po', cenciosa. Mi vedi? Eh? Mi vedi? Oh. Tu, a me, dopo morto, eh? Dove mi manteresti? In paradiso? Ah, fermate! Presciolosa. E che razza di furia che c'hai, oh! Un momentino! Tra la domanda e la risposta, pigliate un attimo di sosta. Perché dopo tutto, sono un buon cristiano anch'io, no? T'ho dato o non t'ho dato il pane? Oh, t'ho dato o non t'ho dato il pane? E rispondi, fai venire la muffa alle orecchie. Allora, se t'ho dato il pane, tu, a me, dove è morto, dove manderesti? All'inferno! E perché? Perché pesate troppo! E che vuol dire? Che vuol dire? Se andate in paradiso, poi cascate subito giù. Tanto vale andarci subito giù, eh? Hai capito, amico mio? Eh? Una scema? Io che sono ricco, mi vuole far risparmiare un viaggio. Io che sono ricco ci devo andare subito. Invece lei, che scema, lei deve andare in paradiso. Che sono tu paradiso, perché. Io non vado da nessuna parte, sto tanto bene qui! Mi sta bene che stai qua, mi sta bene, ma sta attento a te che un giorno o l'altro ti do una scaricata di mazzate di rumore. Si deve sentire fino a San Cosa, a San. Che stai a fa? Che stai a fa? Che stai a fare? Perché lo butuli sto pane? Che è sta butulata che gli stai a dà? Oh, ma che non lo mangi? No. Perché? Perché lo porto a lui. Ma che stai a dì? Ma che stai a dì? Sto tozzo di pane? Te lo porta mio figlio? No, non ci posso credere. Questa non la volevo sapere, non la volevo sentire. Perché si deve arrivare a sto punto da padre in figli, eh? Non ci volevo credere a sta cosa, non ci volevo ascoltare a sta cosa. Mi figlio, gli manca il pane, mio figlio! Questa non la reggo. Senti un po', cenciosa. Vieni qua. Corri subito da lui e digli che io di pane gliene posso mandare quando ne vuole, eh? Per cui lui ce lo sa, a casa mia il pane e si è sempre sprecato a casa mia, lui ce lo sa, quanto pane si è sprecato a casa mia. No.
è più buono il mio. Hai capito, amico mio? È più buono il pane che gli porta essa. Il pane. Bisognava abituarli così. A dargli il pane e basta. Questo è stato l'errore dentro casa mia, così come in tante altre case. Troppi sprechi, troppo sfarzo davanti agli occhi di sti figli. E questo che vuol dire? Che vuol dire questo? Questo vuol dire che i pasticci parigini, e sono schiaffi, e le faranno farcite, sono cazzotti in faccia ai figli, e le premure, le accortezze che c'ha un padre per il figlio, sono catene, si sentono incatenati in casa sti figli, Falli un po' capire sti figli, falli un po' capire! Ma per pregare, per pregarti, avercata! Ah, sì, per due d'anno, per pregare, danzare. Ma per un pezzo, amore.
giorno, rispondi perché più forte femmine con te diventa zante, se loro il potere a te non frega niente così, non ti fregare ma so come si fa così, 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 sono presa per fregarti di aver pietà. Un giorno se viva e il giorno dopo la morte arriva. Io sono scema e non conto niente, ma che sa che ne pensa la gente? Boh, io non lo so. Pari le semi, uccidi i giorni per
che rinnovi l'umanità. Sorella morte che deponi le lame di Dio. Sorella morte che spalanchi l'eternità. Francesco è vivo tra noi e c'è nel cielo
morì. Voi non eravate già morto? Fai cascare le braccia. Ma dico, ma mi vedi o non mi vedi? Oh, mi vedi o non mi vedi? E allora perché fai queste domande? Vieni qua. Vieni qua che non c'è tanto tempo per spiegare. Vieni qua. Non dico, non te l'ho detto, eh? Oh, vieni un po' qua, vieni. Guarda in quanti posti diversi sto io. Quel signore là, quell'altro signore là, quello seduto, quello là, quello laggiù, quelli seduti là. Vedi? Vedi? Vedi in quanti posti diversi sto io? Quello là, ad esempio. Signore? Dico, lei. Io ho studiato. A lei. Che ce l'hai, figlioli? No, non vuoi sapere quanti? Ce l'hai? E basta. È un padre. Vedi? Perché noi padri, noi non moriamo mai. Siamo sempre qua. Presenti. A ragionare. Perché... cos'altro vuoi che capisca un padre se non la ragione? Il padre capisce solo la ragione, non la poesia. La poesia che è? Io non lo so, però è bella. Come ti posso dire? Troppo le parole. La poesia è come quelle nuvolette, quelle nuvolette leggere, che si fanno trasportare dal vento, no? Che volano alte, lontani da quei bei nuvoloni neri, seri, carichi di pioggia che tanto bene la fa campagna, no? La poesia, vedi? Sono quelle nuvolette, che si imbellettano il viso di rosa e volano leggere, lontane, che cambiano forma, ma di acqua. Mai una goccia, mai una stilla, niente, inutili, vedi? E se ti giri un attimo e poi ti rivolti subito sopra e non ci sono più, ma erano lì un attimo fa, o no? Sì, ma sono le più belle! Ma le più belle di che, di chi? Ma se non servono a non serviti a niente, nuvolette rosa! Oh, cenciosa, che tu c'hai ragione. E me lo devi dimostrare coi conti alla mano, come 2 + 2 = 5. Oh! Oh, ma fa 4! Sta ancora a 4, questo è scema. Fa 5, se no non è un affare, toh! Sta ancora a 4, per forza, è scema! Ma se l'hanno fatto santo! Dopo. Dopo l'hanno fatto santo, sto figliolo mio. Dopo. Vallo un po' a capire. Prima, con la povera testa di un padre, che un figliolo matto che c'è per casa, un domani te lo fanno santo. Vallo un po' a intuire una cosa così grossa. Che fa un figlio santo dentro casa, De che ti accorgi che c'è un figlio santo a casa, Che fa, Vai a dire a quel signore lì, quello magari c'ha un figlio che è matto come il mio, magari pure di più, magari è pure scappato di casa, chissà quante gliene ha fatte, quante gliene sta facendo e quante gliene farà. Vedi. Perché cenciosa. Quello fa, quello un padre come me, fa la stessa parte mia, uguale identica spiccicata, quello sa che gli dice al figliolo suo. Sai che gli dice quello al figliolo suo? Le stesse cose che gli dico io al mio. Quello al figliolo suo, vero o no? Vero o no? Al figliolo tu che gli dici? No! Vai a lavorare, vai a bottega, compra, vendi, guadagna! Senza denaro non si campa. Oppure trovati l'impiego. Perché che gli vuoi dire a sti figlioli di sti tempi? Trovati l'impiego, vai a lavorare, va a bottega. A chi devono stare assenti sti figli, A chi devono credere, E te lo dico io che devi credere. Fregalo, prossimo tuo, prima che lui frega te. Mo l'ho detto e basta, non me la rimangio. Basta, l'ho detto. Ma se l'hanno fatto santo e mo lo sai, non sei contento? No. 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 È bello fare finta di essere contento adesso che c'è il figlio santo quando...
Vado dentro, c'hai... No. No, no che non sono contento, no. Non sono contento, no. Sai perché non sono contento? Perché mi devi dare un punto di partenza. Dammi un punto di partenza. Io così so. Dammi un punto di partenza. Di, come padre, da sto punto in poi devi essere contento, eh? Non ce la faccio, non ce la faccio. Non è cosa mia, sai perché? Perché io come loro, io sto qua a ragionare, io ragiono. Io capisco solo la ragione. Invece sto figliolo mio, sapete che fa? Ma voi lo sapete che fa? Sto figliolo mio canta. Canta. Lui canta. Ma... sole che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiunge bello con grande splendore di te l'immagine, altissimo, altissimo Signore, laudato sì, mi Signore, verso la luna e le stelle.